Wow, grandi amici del tubo, ben ritrovati qui sul canale. Oggi è un giorno triste. Può sembrare di no, ma oggi è un giorno triste perché segnatevelo, 30 agosto 2018, quando a febbraio-marzo 2019 mi lamenterò di 2K19 che fa schifo. Ricordatemi questo giorno qua, questo video qua in cui ho detto che l'hype mi ha preso anche quest'anno, perché quelli della 2K sono dannatamente bravi a fare i loro maledetti trailer, così come tante altre case videoludiche. Se si impegnassero tanto quanto si impegnano nei trailer a fare poi i veri e propri giochi, avremo sempre dei giochi fantasmagorici, fantasmagorici e bellissimi. Italiano. Domani 13:30, tutti, chiamate nonne, parenti, nipoti di un mese, tutti, fratelli, sorelle, tutti sul canale, perché comincia il preludio. Lo so che ci saranno le streaming al pomeriggio, io non la farò, voglio farlo episodio per episodio, quindi se vi va andate a vedere le streaming, se non vi va di spoilerarvi la storia guardatelo da me, fate come vi pare, se dovete scegliere una andate a vedere quella di Tabby, così consiglio spassionato, altrimenti ci rivediamo sabato e poi domenica con tutti i nuovi episodi. Siamo difatti qui per guardare il trailer della carriera, secondo trailer della carriera che ci fa vedere il nuovo Playground. Ringraziamo Chris Move sempre, se l'ho dato il santo signore Chris Move. Lo mettiamo subito a guardare, vi fermerò io magari ogni tanto. Allora, a parte le emotes, i capelli di Travis Scott, di Lil, come cazzo si chiamano, questo era un primo glimpse di un qualcosa, di un castello con Conqueror, che potrebbe essere una nuova modalità. Hanno fatto vedere tantissimi nuovi playground e io, con tutto rispetto, mi sono gasato perché finalmente forse hanno capito come usare il playground e il neighborhood, che ovviamente ci sarà anche quest'anno. Spero, non voglio spingermi tanto perché avete visto il gameplay, l'ho visto anch'io, tutti i video ci sono, non sembra poi così male, sembra molto più bilanciato l'anno scorso. Ci avrà sicuramente le sue magagne anche quest'anno, però per una volta forse abbiamo un gameplay, magari non fatto perfetto, però senza buchi che rompono il videogioco ad ottobre, no? Ecco, non mi sembra di chiedere troppo. Spero, unito al buon, a un decente perlomeno gameplay, spero che questo Playground 2.0 faccia il salto che Assassin's Creed 1 e Assassin's Creed 2. Potrebbe fare The Division 1 o The Division 2, potrebbe essere, per dire, ecco, vorrei un salto di questo genere, importante. Sì, il green screen è oggi così, così vedete la magia di quando il green screen non c'è. Adesso abbiamo un po' di cose da vedere qua, per dire, questi sono dei murales carini che metteranno nei nuovi neighborhood. Vedete che ci sono vari tipi di campetti con vari colori in seconda delle diverse attività che si fanno su quel campetto. Qui c'è addirittura un aereo. Non so se vuol dire qualcosa, però figo, cioè nel senso carino da vedere perlomeno. Questa è una grande novità che mi piace. Non ha molto a che fare con l'NBA, ma ovviamente essendo campo, parchetto, campetto, non deve c'entrare niente con l'NBA. Hanno praticamente messo lo slam ball, in pratica, in cui puoi passare la palla sulla rete, anche fuori della gabbia, e puoi saltare con i trampolini. Quelle cose, roso, giallo, che non so che colore vedrete voi, sono dei trampolini. Dopo vedremo come si salta. Qui c'è la notte, cosa importante perché non ho capito se cambierà, ci sarà un ciclo giorno-notte oppure per determinati eventi sarà notte, ma comunque esiste la notte e questo è molto bello. Qua mi hanno colpito, devo dire la verità, molto molto bella questa cosa. Altri campetti, statue varie, è tornato il giorno a Rec Center che non mi ha mai entusiasmato, quindi per questo non posso essere gasato, però il nome comunque gasa. Eccolo qui, una vista da più vicino dello Slamball. Ho paura di quanto potrebbero laggare i server con tutte queste cose qui, la notte, le luci. Ho paura di quanto potrebbero laggare, visto che i server della 2K sono, neanche ve lo sto a dire, lo so io che non ci gioco praticamente mai al parchetto. Se qualcuno di voi gioca solo a quello, mi capirete. Graffiti, ok, ecco, vedete che saltano tutti, schiacciate, eccoli qua, i cosi. Sembrerebbe carino questo. Treni che passano, chi se ne frega, qua è il negozio. Qua per farci spendere i VC, però almeno ce li fanno spendere qualcosa di figo per i monopattini, gli skateboard, le bici con le luci, cose yo-yo, bimbo truzzo. Eccoli qua, vedete le rotine là dietro. Qua ci fanno vedere tutti i mezzi di quest'anno. Quella bici lì che sembra un Harley Davidson, però sembra una cosa comunque carina. L'avete viste? Sono tornate le mascotte al campetto. Eccole qua, col balletto Migliori Amici di Fortnite. Ok,
Ci sta, mi piace, come dire, le mascotte erano divertenti da vedere, non che mi interessi un granché, però ok. Quella era la faccia di Chris Muff, limonate, balletti. Questa invece forse è l'unica cosa che non mi è piaciuto tanto. Dal neighborhood vado al My Team? Non c'è più il menu, c'è solo un neighborhood? Oppure dalla carriera senza tornare al menu principale vado al My Team? Allora sì, è una cosa intelligente. Non lo so, non lo so. Guardate qua, dodgeball, signori. Ebbene sì, dodgeball, palle al balzo. Guardate quanti campetti si intercambiano qui, molto molto bello. Questa cosa saranno probabilmente delle stagioni, oppure cambieranno a seconda di dove vai, a seconda del server, qui delle beats, sembrava il Park After Dark. Anche questa è un'altra cosa, red ball contro blue ball. Come se dovessi andare a cercare delle palle in giro per la mappa. Adesso fanno vedere che vedete, vanno via. Questo è il dodgeball. Qua raccolgono i palloni. Vedete che si colpiscono tra di loro. Devi fare canestro. Non si è ben capito cos'è. Poi c'è una sorta di casinò che potrebbe essere quello dove l'anno scorso andavi a scommettere sulle partite. Rispondevi ai trivia. Hai anche uno spin, credetemi, da dei VC, un qualcosa dell'Under Armour, qualcosa dell'NBA, un potenziamenti della Gatorade. My team points forse anche, insomma, c'è un po' di tutto qui. Eccolo qua, l'avete visto per un attimo il Park After Dark, qui altri aerei, Rift Pass, altre cose, vedete quanti campetti abbiamo visto, lì c'era Swags. Eccolo qua, una vista del nuovo neighborhood e devo dire, sembra molto più pieno di cose da fare, con gli alberi, con le cose, con i negozi. Spero sia un po' più piccolo, che non ci voglia mezz'ora da correre avanti e indietro. Ecco, quello mi piacerebbe molto, anche se purtroppo, come sembra da questa immagine, non sembra per niente piccolo. Quello staremo a vedere. Qui ci sono i badge, vedete, hanno cambiato un po' il font delle scritte, il colore, però la cosa è quella lì. Ci fa vedere anche i potenziamenti, guardate qua, il nostro AI. È uguale all'anno scorso, solo che ci viene scritto il massimo quant'è, quindi possiamo studiare bene le build per vedere cosa vogliamo fare. I potenziamenti sono uguali, vedete sopra il 97 è scritto VIP, che è una cosa diversa l'anno scorso e rossa quest'anno. Questo non so se mi piace, bisogna poi vederlo nel gioco, anche se è una cosa puramente estetica. VIP potrebbe essere saltare la fila o finire nella Wall of Fame, come c'è scritto qui, non lo so. La 2K Crew, che dovrebbe essere il nuovo nome del Pro AM, se non sbaglio, altre emotes stupide, e qua ci rifà vedere un po' tutto. Sembrerebbe che insomma ci siano tante cose da fare in tanti posti diversi. Lo spero. Qui, come ci rallenta anche già Chris Move, c'è una palla da football, quindi anche qualcosa col football potrebbe avere a che fare in questo NBA. Certo, non sono cose che interesseranno a quelli che vogliono giocare l'associazione in cui c'è solo il gameplay, però per me, che voglio anche farmi due risate tra una partita e l'altra, o comunque non annoiarmi a giocare solo le partite della carriera, in caso fossero noiose, anche qui ho qualcosa in più da fare. Spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Non so a che ora sia uscito, mi dispiace, ragazzi, mi raccomando. Ci rivediamo domani. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Fatemi sapere ovviamente la vostra nei commenti, mi raccomando. A domani con un nuovo video. Anzi, non con un nuovo video, col primo episodio del preludio. Bella!